maschera nasce a giugno del 2013 dall'incontro casuale tra me e Vicenza qua, mentre questa qua si alzava per il vento. E, niente, nasce proprio dalla volontà di fondere i nostri strumenti, che nel mio caso erano chitarra e pianoforte, nel suo caso la tromba, e vedere cosa usciva. Era iniziato come duo di musica elettronica, se non che dopo la prima canzone ci rendemmo conto che forse l'arrangiamento migliore era quello più acustico e meno elettronico. Infatti non c'è nulla di elettronico nel nostro primo disco, sicuramente passeremo a qualcosa di più sperimentale nel secondo. E veramente per caso ci trovammo all'associazione musicale Limitarte di Villa Ricca, che ci spronò a partecipare ad un festival che si chiama Agora Jazz Festival. Solo che ce lo dissero 2 settimane prima, era ancora non in Vicenza, e decidemmo di mettere su questa band e di chiamarla La Maschera, scegliendo degli amici che erano Marco Salvatore alla batteria, Eliano Del Peschio al basso. C'erano 2 componenti che poi sono stati cambiati dopo la prima data, però non almeno il percussionista è rimasto per un po', Roberto Guardi, Gennaro Cardeni alla chitarra elettrica, sostituito poi dall'attuale chitarrista che è Alessandro Morlando. E niente, come ti ho detto, è stato veramente tutto un caso, quindi ci trovammo a suonare alla Agora Jazz Festival e decidemmo poi di continuare, perché il primo riscontro, il primo rapporto col pubblico fu abbastanza positivo e quindi ci spinse poi a fare serate, a portare in giro quelle che erano le canzoni scritte e a scriverne di altre. Ed è nato un poco l'idea, è maturata l'idea di fare il primo album e di chiamarlo Michele Lalleria, questo dopo un annetto più o meno di attività. Io ero iscritto alla facoltà di lettere e filosofia facendo lingue e culture moderne, invece tu facci? Controllo di qualità, un triennale di farmacia. E mo voglio dire, qui c'è l'unità fuoco contro le qualità, quindi, non beh, questo tienila questa cosa. Ma era il canto, mio Dio! Hai capito? Controllo di qualità, passa e ci prene fui, una vece paesaggiata. Era il camici che non stava... Taglia. Fatto sta, io facevo lingue e culture moderne e avevo vinto la borsa per l'Erasmus, il sogno di tutti gli studenti, dovevo partire a settembre. Dove dovete andare? A Praga, in Erasmus a Praga, per 5 mesi, a Praga a mare. In Erasmus a Praga a mare per 5 mesi, mi accorto un caffè, è vuoto, diciamo via. A Praga a mare per 5 mesi e se non che uscì il video di Pulle Cenella. Uscì il video di Pulle Cenella, tutto assolutamente improvvisato e ha distrutto tutti i piani da studente, perché andò particolarmente bene all'uscita e decisi di mollare l'esperienza dell'Erasmus e di conseguenza di mollare l'università, perché in fondo una laurea in lingue senza un'esperienza all'estero è come non averla, quindi a questo punto meglio non averla e concentrarsi al 100% su qualcosa che ti fa sentire vivo nella giusta maniera, anche se magari Napoli come specchio del mondo è un po' tutto più accentuato. Le problematiche a Napoli sono più grosse, ma anche le cose belle a Napoli bisogna dire che sono più grosse, quindi se una cosa è bella qua magari è più bella rispetto ad altre parti, come se una cosa è brutta sicuramente assai più brutta di altre parti, questo non si capisce ancora perché, però ci fanno credere che è così. E le difficoltà di fare musica a Napoli sono, credo in primis, la mancanza di strutture, che ci sono poche strutture per fare musica live, strutture serie per fare musica live. Ci sono bellissimi locali, bellissimi posti, anche di un valore storico incredibile, però sono poco attrezzati per fare musica e paradossalmente sono pochi centri di aggregazione proprio per suonare, anche se negli ultimi anni ho visto che la situazione sta cambiando e che parecchie zone stanno aprendo alla musica live, soprattutto inedita, perché spesso si apre alla musica di cover band, di discorsi che portano gente sicuro, discorsi un po' strani, però che fanno ancora tutt'oggi i locali. Almeno che noi sappiamo è quello che ci è arrivato sulla nostra pelle, che dopo i 99 posti a Mamegretta e 24 Grana negli anni 90 si era creata a Napoli una sorta di vuoto, un fatto strano, e poi i Foi hanno saputo riportare quasi ad un livello, un parolone però mainstream, la musica in dialetto. Hanno aperto la strada alla napoletana. Hanno aperto la strada sì, alla musica napoletana, cioè alla musica in dialetto, che è una strada che è stata calcata da veramente dai più grandi musicisti che forse d'Italia abbiamo avuto. Se si pensa già alle rivoluzioni fatte da Renato Carosone, per poi passare a Pino Daniele, perché sono stati gli innovatori reali della musica. Passando Gagnanieri, soprattutto.
Ma Granianello è sempre un discorso di musica classica rivisitata, invece l'apporto tipo di Carosone con lo swing ad un livello assolutamente internazionale, quello di Pino Daniele con il blues, stessa cosa, e quello che hanno fatto poi i 99 Posse e il 24 Cani di Arma Megretta, si è creato adesso un movimento, un filone nuovo, non si sa come andrà a finire, lo diranno poi i posteri, parleranno di quello che sta succedendo a Napoli, però quello che vediamo è che si è creato, si sta ricreando un'attenzione verso la musica in dialetto, che è una cosa che ci fa assolutamente piacere, anche perché è difficile, cioè almeno per me è difficile esprimermi in altri modi, ho scritto qualcosa in italiano, però trovo che la massima espressività, almeno per quanto riguarda il mio modo di scrivere, sia in dialetto. Mi faccio pure fatica a parlare in genere in italiano, che mi trovo molto meglio ad esprimermi in napoletano. Quindi progetti per il futuro, che è anche poi futuro prossimo, è quello di scrivere, che poi è quello che sta accadendo, e continuare a suonare. Poi registreremo un pezzo a metà ottobre che uscirà come singolo fuori dall'album verso la seconda metà di novembre, un pezzo nato dall'incontro con un cantante senegalese che si chiama Laiba. Ci incontrammo assolutamente per caso, e se cosa bella la musica, che ti incontri e condividi delle sensazioni, delle emozioni che poi ti portano a scrivere qualcosa. È proprio la scrittura che è una delle cose più intime di questo lavoro, se vogliamo chiamarlo così, oppure di questo momento. È proprio la scrittura, diventa qualcosa di condivisibile e fondamentalmente di bello, di piacevole.